Michelangelo e Dante, il genio toscano, tra parola e forma. Parola e forma per due umanisti. Ma che cosa lega la parola e la forma? Per la Bibbia, con la parola, Dio crea e dà forma all'universo. Sempre per la Bibbia, con la parola, l'uomo va a dare i nomi agli animali. Cosa unisce Michelangelo e Dante? L'appartenere all'umanesimo, a quella corrente filosofica e artistica che pone l'uomo al centro del creato, è la miglior creatura di Dio. E che cosa li separa? Li separano di certo 150 e rotti anni tra la morte di Dante e la nascita di Michelangelo. Li separano le società in cui sono vissute, che sono simili ma completamente diverse. Li separano e li uniscono degli amori. Gli amori, la sublimazione dell'amore e l'angelicazione dell'amore. Li separa un punto di vista sulla società e sulla politica. E li separa una persona che Dante metterà all'inferno nella parte più buia e fredda, Michelangelo invece ritrarrà come, come messaggio politico e presa di posizione nei confronti della sua città. La città di Firenze unisce i due artisti, l'amore per questa città e un affetto che vedremo tornerà nelle loro opere. Prima opera di Michelangelo è l'opera giovanile più famosa ed è quella che ha fatto parlare più di lui per tutti i secoli successivi alla sua opera, la Pietà del Vaticano. La Pietà ha una caratteristica unica in tutte le opere di Michelangelo ed è firmata sulla fascia che percorre il petto della Vergine. È firmata perché una volta vista qualcuno l'ha attribuita a uno scultore lombardo, al Solari. E quindi Michelangelo è andato lì e si è scritto fatto da Michelangelo Fiorentino, sottolineando la sua nazionalità. Perché quando noi pensiamo a tutte le corti del Rinascimento, abbiamo la nostra concezione nazionale di italiani. Nella realtà loro, si consideravano milanesi, si consideravano fiorentini, si consideravano veneziani. Non c'era ancora il concetto di italianità come poi viene, in maniera anacronistica attribuita durante l'Ottocento. Quindi Michelangelo firma quest'opera e utilizza Dante per giustificarla. A un certo punto qualcuno dice: ma come? In questa Pietà c'è la Madonna che è più giovane del Cristo. Perché? Dante lo spiega. Dante lo spiega nell'ultimo canto della Divina Commedia, quello del Paradiso, nell'Inno di San Bernardo, quando dice: Vergine, madre. E Michelangelo usa le parole di Dante per dare una spiegazione a questa rappresentazione di una ragazzina che tiene sulle sue gambe il corpo di un trentenne morto, che poi è il figlio. C'è da dire che c'è un'altra opera di Michelangelo, leggermente successiva alla Pietà, ed è la Madonna di Bruges, ed è una Madonna con bambino. E è interessante vedere il viso di questa Madonna che è identico a quello della Pietà e quindi non si riesce a capire se una delle due è una visione, se le due opere sono legate anche filosoficamente e teologicamente da un punto di vista del pensiero di Michelangelo, in cui la Madonna della Pietà ricorda quando aveva il bambino piccolo di fianco a sé, oppure la Madonna col bambino, ha una visione di quello che succederà dopo. Qual è la risposta? Non lo sapremo mai, almeno finché non andremo a interrogare direttamente Michelangelo. Seconda opera di Michelangelo legata a Dante ed è il Bruto. Cosa succede? Succede che uno dei medici viene ucciso da un altro parente e si reinstaura la Repubblica a Firenze. Michelangelo dedica questo Bruto, l'uccisore del tiranno per lui, l'uccisore di Cesare,
chi ha realizzato questo omicidio, questo regicidio, viene ucciso il Signore. E qui la separazione con Dante è completa, perché Dante, Brutto, lo mette all'inferno. Lo mette non solo all'inferno, ma lo mette proprio nella parte più profonda e fredda dell'inferno, a contatto con il diavolo, che se lo mangia, lo rivomita e lo rimangia. Perché c'è Brutto, è trattato alla stessa maniera di Giuda, che è il traditore dei benefattori. Terza opera che lega Michelangelo a Dante. Abbiamo detto che è un cammino ritroso partendo dal paradiso arrivando all'inferno, e qua dall'inferno si dondola un po', perché siamo arrivati alla fine dell'interno e cominciamo a ritornare all'inizio. Qual è l'opera? L'opera è il Giudizio Universale della Sistina. È un'opera realizzata per un Papa Medici, quindi un Papa toscano, un Papa che conosce Michelangelo, ed è un'opera realizzata per un qualcosa che ha sconvolto il mondo intero e la cristianità. Il sacco di Roma. Le truppe imperiali arrivano a Roma e non hanno rispetto di nulla e di nessuno. C'è un grande uso di violenza, di distruzione di opere, di ruberia di opere, e addirittura Papa Clemente a un certo punto è costretto a alzar su le gonne e darsi la gambe per rinchiudersi in Castel Sant'Angelo con le archibugiate dei lanzichenecchi contro di lui. Quindi il Papa vive una cosa sconvolgente, una cosa che era talmente tanto impensabile che ancora oggi chiunque si permetta di alzare le mani sul Papa viene scomunicato late sentenze solo per il fatto di averlo fatto. Che cosa succede? Viene chiamato Michelangelo, viene chiamato, gli viene detto: tu devi fare il giudizio universale su una parete già affrescata da precedenti artisti. E come l'ha imposta Michelangelo? Michelangelo l'ha imposta come se fosse in parte una rappresentazione della Divina Commedia. Torniamo al paradiso, perché tra le prime cose rappresentate da Michelangelo sono le due lunette e il Cristo con la Vergine. E come è rappresentato il Cristo con la Vergine e i Santi? Come se fosse la rosa mistica di Dante, cioè loro al centro e tutti i santi intorno. Scendendo nell'inferno, nei dannati, perché non è neanche più l'inferno, è proprio il momento di separazione con questa centrifuga sull'affresco, in cui da una parte si sale, dall'altra si scende, in mezzo alla lotta, e a un certo punto, lì, con un non senso, perché come traghettatore nell'inferno finale, un non senso perché oramai i giochi sono fatti, al massimo può trasportare di là quelli che sono vivi nel momento del giudizio. C'è Caronte, demonio, occhi di bragia, che con remo mena tutti i dannati in eterno, e viene posto all'interno del giudizio universale, in basso a destra. Ma in basso a destra c'è un'altra citazione della Divina Commedia, ed è Minosse, questo demone con la coda serpentina che si avvinghia con e a seconda dei giri di coda su se stesso indica tu vai qua e tu vai là, ed è un ritratto. È uno dei tre ritratti che ci sono nel Giudizio Universale, ed è l'ultimo, perché partendo dall'altro si scende a lavorare, ad affrescare, fino all'ultimo, l'angolo in fondo a destra, dove c'è Minosse, ed è il ritratto di Monsignor Biagio da Cesena, cerimoniere del Papa, che vedendo
il giudizio universale lo definisce, se si vuole utilizzare una terminologia contemporanea, è come se fosse una sauna gay, nel senso che lo definisce come una stufa. Le stufe erano i bagni turchi nel Medioevo fino all'epoca di Michelangelo, poi verranno man mano smantellati per le indicazioni della Controriforma e per tutta una serie di cambi di società, di clima, che si fa più freddo, quindi certe cose è meglio non farle se non ci si ammala. E Michelangelo cosa fa? Lo dipinge, gli mancava Minosse, e gli aggiunge un tocco da remida, un bel paio di orecchie d'asina. Quindi Monsignor Biagio fa questa fine, va a lamentarsi dal Papa, e il Papa gli risponde serafico: Monsignore, mi spiace, io ho potere sul purgatorio e il paradiso, sull'inferno non posso metterci mano. E quindi Monsignor Biagio resta lì all'inferno dipinto con un serpente, perché la coda del serpente, anche questo al contrario, finisce con la testa che gli morde le parti più delicate dell'uomo.